concittadini, buonasera. Vorrei tranquillizzare, non ho ucciso né Topo Ragno né l'uomo ragno né Topolino. Oltre a tutte le accuse che mi sono bevute addosso in 10 minuti, sono travortito. Non so se potrò rispondere a tutte queste stupidaggini, ma ho deciso di citare un allenatore di calcio degli anni 80. Questo allenatore di calcio diceva: rigore è quando arbitro fischia, e io dico: finanziamento è quando c'è il decreto. Quando non c'è il decreto ci sono truffe, ci sono interessi personali, particolari, di famiglie che governano da anni, da decenni, e si sono arricchiti con questi sistemi. L'assessore Bombario non ha mai perso una lira di finanziamento, nel modo più assoluto. Invito questi imbroglioni di professione a portarmi un decreto di finanziamento. Scusate, sto gridando perché da 3 ore per non veramente. Allora, mi chiedo un piccolo trucchetto. Vi spiego un piccolo trucchetto. Sabotaggio. Che succede? Sabotaggio. Sempre senza perdere tempo, che devo parlare di cose serie. Allora vi spiego questo piccolo trucchetto che ho imparato, ci ho visto fare a tante persone. Quando dei professionisti devono fare un progetto, allora parte una voce da un assessorato in cui si dice: presto, 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 c'è un finanziamento, bisogna fare subito il progetto esecutivo, perché quel progetto che c'è è preliminare e non basta. E allora si inventa un progetto, si inventa un finanziamento che non c'è, i professionisti fanno questo finanziamento, questo progetto esecutivo per partecipare al finanziamento, quindi hanno diritto al pagamento della parcella. Quando poi si presenta questo progetto all'assessorato, si scopre che questo finanziamento non c'è, perché non c'è il decreto. E questa è una verità incontrovertibile. Purtroppo io stasera, quando sono arrivato, ho visto che aleggiava su questo palco una bestia feroce, che è la bestia del potere, che è una bestia ferita, che si è impossessata di tutti i partecipanti a questo comizio, che aleggiava ed è entrata nelle menti obnubilandole, e quindi ogni partecipante a questo comizio sparava a zero. Avevano quest'ordine di sparare a zero su tutti e su tutti, su Spatola, su Bombara. Ma quello che mi ha fatto più schifo, cari signori, è quando hanno sparato a zero su queste perle di ragazzi che sono con me. Mi ha fatto veramente pena. Dovete vergognare a toccare queste perle, perché sono dei ragazzi che non hanno ceduto alle vostre minacce, che non hanno ceduto a condizionamenti vari, che hanno avuto il coraggio delle loro azioni di scegliere una lista e un candidato e un gruppo di lavoro che loro ritenevano giusto. Quindi non permetta a nessuno, perché è veramente avvilente che si offendono questi ragazzi. Offendete me, offendete Paolo e Paolo Spato, meglio Paolo. Ma lasciamo stare questi ragazzi, per favore. Un po' di dignità, per favore. Gettatele via questa bestia del potere, perché la bestia del potere, quando teme di essere sconfitta, diventa incredibilmente feroce. E questa bestia ferita
perché teme, ha visto, ha sentito che sta per perdere il potere, è diventata feroce, gli ha fatto ragionare, gli ha fatto dire stupidaggini mai sentite. Ancora oggi sento parlare di questo, di questi bilanci inattivo. Ma cari amici, tutti voi mi potete essere testimoni. Quando voi andate al comune e chiedete una lampadina per i vostri vicoli, cosa vi rispondono? Che non ci sono soldi. Quando tutti voi chiedete al sindaco di riparare una buca in un marciapiede, ne sa qualcosa il mio amico Filippo, cosa vi sentite rispondere? Che non ci sono soldi. Allora, caro sindaco, questi soldi ci sono o non ci sono? Con 3 miliardi di euro ha voglia di mettere lampadine, ha voglia di tappare buchi. Ma per favore, non diciamo queste barzellette, che veramente stasera non ho riso con rispetto dei presenti. Ancora oggi continuiamo con queste stupidaggini. Tornando a quel trucchetto dei finanziamenti perduti, che ci sono, non ci sono, appaiono, scompaiono, io vi consiglio sempre, quando ci sono questi problemi, come dice, come si legge nei migliori gialli, cui protest, dicevano i romani in tempi molto antichi. Questa è una domanda che voi vi potete fare, perché quando ci sono dei finanziamenti che si perdono, chiedetevi a che è convenuto che quel finanziamento si sia perso e che quell'opera non si sia realizzata. Quando ci sono dei progettisti che fanno i progetti, chiedetevi chi sono questi progettisti, che per carità di padre, che non voglio fare polemiche, perché sono parte integrante di quell'amministrazione e di quel gruppo politico, però non voglio fare polemiche, voglio parlare di cose serie. Quindi quando si accusano le persone oneste, quale io sono, e perché io in 6 anni di assessorato non ho mai avuto né microspie nella stanza, né microspie nel bar che frequentavo, né microspie a casa, non ho avuto la presenza di visite di carabinieri, guardie di finanza e guardia forestale. E quindi chi parla di queste cose stia zitto e abbia un po' di rispetto. E certe persone devono sapere che l'assessorato dei lavori pubblici ed eventualmente la sindacatura si può gestire senza bisogno di fare certe cose che conosciamo tutti. Andiamo avanti. Ho sentito dire che, perché qua facciamo le barzellette, che l'onorevole Bocchino non conosceva la strada. L'onorevole Bocchino è venuto per appoggiare la mia candidatura, perché fa parte di Futuro e Libertà, perché è collegato con l'onorevole Carmelo Briguglio, che è il segretario del Futuro e Libertà in Sicilia. Ecco, sapete perché non sapeva la strada Bocchino? Perché l'aveva chiesta dal Congress e quello non gliene sta molto via. Perché dal Congress è il candidato che porta ogni 5 anni, il sindaco viene ogni 5 anni, fa un discorso, è una persona per benissimo, Francesco dal Congress, è un onore di essere suo amico. Però è una persona che viene qua una volta ogni 5 anni. Quindi Bocchino, purtroppo chiedendo a lui, si è perso. Per quanto riguarda lo sto dicendo, poi volevo rassicurare il mio amico Salvatore Nuciforo, perché lui ripete sempre questa cosa qua, che lui è ricordato come il sindaco delle piazze, delle fontane, delle fontane e delle piazze. Stai tranquillo che nessuno lo ricorda per questo, lo ricordano come il sindaco dei mutui e delle bugie. Onorevole Currenti, perché
chiunque si azzardi ad appoggiare la mia candidatura deve essere eliminato, sterminato. Perché partiamo da Porchino, finiamo a Briguglia e finiamo a Corrente. Il povero Corrente ha detto che a luglio 2000, nel luglio 2011 c'era, è stato fatto un bando per la riqualificazione degli impianti sportivi, al quale avevano partecipato quasi tutti i comuni della Riviera Ionica, ricevendo finanziamenti a fondo perduto, questi sì a fondo perduto, perché i finanziamenti a fondo perduto, signori, sono quando arrivano dalla regione o dalla comunità europea. Mi ricordo, e devo fare i complimenti al mio amico sindaco, che lui coniò un neologismo 5 anni fa, finanziamento della cassa comunale a fondo perduto, mi pare, una cosa del genere. Era un modo elegante per nascondere sempre il fatto che noi i soldi li prendiamo dal comune. Quindi il povero onorevole Corrente, che non sapeva i rischi che correva appoggiando la mia candidatura, si è permesso di dire che nel luglio 2011 aveva fatto un mando per il completamento degli impianti sportivi. Avevano partecipato tutti i comuni, tutti, tranne Francavilla. Tutti i comuni hanno avuto finanziamenti a fondo perduto da 700 a 1.800.000 euro, tranne Francavilla. E ha specificato che non glielo potevamo dare perché non c'era il progetto e non c'era una domanda. Quindi, vedete, certe volte le bugie hanno le gambe non corte, cortissime. Io invito l'attuale sindaco a incontrarsi con l'onorevole Corrente, perché quando tornerà, perché penso che tornerà proprio in questo paese, e eventualmente ci facciamo una camminata all'assessorato a Palermo e vediamo se ci sono progetti di Francavilla o se non ci sono. È semplice, perché all'assessorato a Palermo c'è un registro di entrata, un protocollo, quindi se ci sono dei finanziamenti che provengono da Francavilla vengono regolarmente protocollati. Ma non solo, ma nemmeno all'assessorato al turismo o ai beni culturali c'è un solo progetto che proviene da Francavilla, perché cari signori, qua non si progetta, qua non si fa niente. Cosa si fa in questo comune ancora non l'ho capito. Io spero che l'abbiate capito voi, e sabato e domenica e lunedì decidiate bene e prendiate la giusta decisione, perché in questo comune da 10 anni non si fa niente, si distrugge Francavilla. Scavi archeologici. Ho sentito dire che gli scavi archeologici sono di pertinenza della sovrintendenza, ed è giusto, ci mancherebbe altro. Però esiste un sovrintendente, esiste un assessore al turismo, un assessore ai beni culturali. Quando c'è un problema, il sindaco di un paese telefona, dice assessore, guarda cosa sta succedendo qua, ti propongo di pulire, ti propongo, vieni qua, ne parliamo. La dottoressa Lentini non conosce nessun amministratore di Francavilla, negli ultimi anni non ha visto nessuno, non ha ricevuto alcun progetto di pulitura, non ha ricevuto alcuna domanda dal comune di Francavilla. Ce l'hanno tutti con Luciforo, o è Luciforo, l'amministrazione Luciforo che non lavora? Mi pare che la risposta sia già dei fatti. Non faccio una battuta sul fatto che la colpa è mia, che ho detto che il campo sportivo è sporco e non sua che non lo pulisce. Perché ha detto che ci dobbiamo vergognare di proiettare all'esterno un'immagine cattiva di Francavilla, come se la colpa fosse mia. Comunque non la faccio questa battuta, parliamo di cose serie. E volevo parlare dei progetti, perché noi i progetti
I nostri progetti sono delle cose serie, le abbiamo non scritte su un foglio, non sono lettera morta, sono dei progetti esecutivi. Noi dal 10 maggio, se ci eleggerete, cominceremo a lavorare. Fino a stasera invece non ho sentito da quella coalizione un progetto serio. Uno, io vi invito a fare mente locale e a ricordarvi un progetto serio che ha portato avanti quell'amministrazione, quel tuo Luciforo Monea che governa da 10 anni e non è riuscito a presentare non solo i progetti agli assessorati, ma nemmeno a voi, perché è da un mese che parliamo e un progetto non l'ho sentito. Vi hanno presentato un foglio interminabile di progetti. E quando al dottore Monea hanno detto: tu cosa hai fatto per Francavilla? Il dottore Monea ha risposto così: che ha fatto qualche strada di campagna, che ha salvato la forestale, questo il giorno prima di camminare sulle acque ha salvato la forestale, poi il giorno dopo ha fatto la tendenza di cani e di pesci. Perché lui, uno che salva la forestale, peccato che non abbia mai pensato a salvare i precari che ci sono al comune a Francavilla, che rischiano, sinceramente, rischiano seriamente di andarsene a casa, e sono 30, e sono nostri amici, nostri compaesani, e in 10 anni non si è potuto fare niente per salvare queste persone, perché il dottore Monea così fa: se tu sei amico, tutto, ti faccio anche laureare, ti faccio diventare dottore, dottoressa, ti faccio diventare impiegato, ti faccio diventare tutto, se non sei mio amico niente, puoi morire. Questo paese, amici, ancora oggi ho sentito delle cose incredibili, ancora oggi mi dicono che questo è un paese che non bisogna essere pessimisti, bisogna essere ottimisti. Ma come si fa a essere ottimisti? Ma dico, ma veramente questo lo dice una persona che vive oltre Messina, in una parte molto bella, molto panoramica, qua ci sta poco, pochissimo, quando viene, viene di sera, quando viene di sera lavora, quindi non riesce a camminare, è ottimista. Perché non ci vive a Francavilla? Se vive a Francavilla non lo era. Io in questi ultimi tempi che ho girato per incontrare i miei cittadini, per rendermi conto di qual era la reale situazione dei vicoli di Francavilla, ho visto invece un paese in condizione disperata, ho visto un'economia che ormai non esiste più, ho visto delle persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, ma quello che è peggio, ho visto persone che hanno bisogno abbandonate a se stesse. Vorrei spiegare al mio amico Salvatore Luciforo che la beneficenza si fa a chi ne ha bisogno, a chi ne ha più bisogno, non agli amici per avere i voti. Quella è la beneficenza. Quando abbiamo cercato i disperati, quando abbiamo cercato i portatori di handicap, quando andiamo a cercare le persone sole e se hanno dei lavori, dei soldi, quella è beneficenza. Quando si danno agli amici, ai parenti e ai portatori sani di voti, quella non è beneficenza, quella è interesse personale. Chiamiamo le cose come stanno, le parole hanno una loro importanza, diceva un grande regista. Noi in questo paese, per risollevarci, abbiamo bisogno di tante cose. Intanto abbiamo bisogno di crederci, abbiamo bisogno di evitare gli sperperi, di risparmiare su tutto, abbiamo bisogno di non far uscire più un euro da Francavilla, abbiamo bisogno di valorizzare le risorse di questo paese, e ce ne sono tante. Quindi il nostro progetto, mi lasciate sempre 5 minuti, il nostro progetto prevede quello di investire su Francavilla, sui progettisti di Francavilla, sugli artigiani di Francavilla, sulle imprese di Francavilla. Questo non è avvenuto in questi 10 anni.
Succede semplicemente che qualche mese prima delle elezioni si chiamano le imprese di Francavilla e si dia loro un contentino. Noi la stasera abbiamo fatto un incontro e abbiamo proposto alle imprese un progetto serio, un progetto di ristrutturazione del centro storico che potrebbe migliorare la qualità della vita a Francavilla. La qualità della vita a Francavilla per chi ci abita, per chi abita nel centro storico e per chi vuole investire e per chi potrebbe aprire delle attività commerciali. Abbiamo proposto molto seriamente di velocizzare al più presto l'istituzione della raccolta differenziata perché è un problema sentitissimo specialmente nei vicoli. E non toccando l'avanzo del dottor Luciforzi, ma facendo un mutuo di comprare delle lampadine per illuminare i vicoli di Francavilla, perché è inutile sperperare 200.000 euro per una vigilanza notturna quando tutti i vicoli sono privi di luce. E noi sappiamo che questo mi hanno chiesto i cittadini, le lampadine, vogliamo le lampadine per non romperci il collo quando rientriamo a casa la sera, vogliamo le lampadine per fare in modo che siano più sicure le nostre strade. E io suggerirei, se dobbiamo fare degli investimenti, mettiamo delle telecamere, facciamo un altro tipo di investimento, che quello sì servirebbe, che migliorerebbe la sicurezza nel nostro paese. Per andare avanti ancora continuo, noi abbiamo bisogno, non ci siamo messi a vostra disposizione, noi ci crediamo nel parco regionale di Francavilla, città della Magna Grecia, mi piace dirlo, voglio che da maggio, se voi ci voterete, questo sarà il nome di Francavilla, il nuovo nome, il nuovo volto. Noi questo dobbiamo fare, dobbiamo credere in una Francavilla diversa, in una Francavilla migliore. Però c'è bisogno dell'impegno di tutti, c'è bisogno della saggezza degli anziani che sono state relegate ai margini in questi ultimi anni. Io propongo di corsa di nuovo l'attività lavorativa agli anziani, io sono convinto assertore di questa cosa qua, perché non è uno spreco, noi abbiamo bisogno della saggezza e dell'aiuto degli anziani. Io ho bisogno che gli anziani, invece di stare chiusi in casa, escano fuori, diano la loro mano e aiutino i nipoti e i nipoti di tutti, perché i bambini di Francavilla sono i nipoti di tutti i nonni di Francavilla. Questa è la cosa principale. E poi mi rivolgo ai giovani, con la vostra forza voi dovete impegnarvi, dovete scendere in campo, non è più possibile delegare ad altri. Io vi metterò alla prova se voi mi voterete, io vi darò incarichi importanti. I nostri assessori, che sono delle persone d'oro, i nostri consiglieri, che sono persone d'oro, io li metterò alla prova, loro devono crescere. Fra i 5 anni loro devono essere in grado di candidarsi a sindaco di Francavilla, perché ci vuole un ricambio generazionale. Non è possibile che dal 90 io mi vedo sempre davanti 2 persone, perché questa è la verità. A me mi vogliono spacciare come vecchio, io ho fatto l'assessore 6 anni, loro è da 26 anni che sono qua e che hanno combinato questi disastri. Dato che sono stato un po' troppo impegnato, vi vorrei ricordare che l'aula consigliare l'ho fatta progettare io, anzi l'ha progettato un mio amico che ci ho in lista con me, l'ingegnere Bruno, con 2 soldi, che per il cinema comunale mi sono battuto io. E nel 2002, quando me ne sono andato, l'ho lasciato così come mancavano solo le sedie. Hanno messo le sedie, ma in 10 anni non sono state capaci di fare partire il cinema, nemmeno per uscire fuori. Da 10 anni è un fallimento, 10 anni passati con un cinema chiuso, con un gioiello, quella è una nostra risorsa, quello porta soldi, porta turisti, porta sapere, e forse è questo che li spaventa. Per chiudere, signori, perché... Ah, 5 minuti. Non voglio infrangere la legge, assolutamente. Comunque, voglio dire una cosa.
un grande progettista, un grande architetto, disse che le città migliori sono quelle che sono progettate seguendo le indicazioni date ai bambini. Ora, una bambina di 9 anni, la cui maestra è sorella di un amministratore, quindi non c'è trucco e non c'è inganno, ha fatto un tema. Tutti voi avete citato Martin Luther King e tanti altri personaggi storici. Io vi voglio leggere un tema di una bambina di 9 anni. Anzi, inviterò la maestra, se sono eletto, a darmi i temi di tutti i bambini di Francavilla, perché leggendo i temi dei bambini di Francavilla noi potremo fare un progetto degno di migliorare Francavilla. Gli occhiali, sempre per la bellezza, non ci vedo benissimo. Mi do una. Almeno tu ti buttasti. Perciò il tema era: se io fossi il sindaco del mio paese, cosa farei per migliorare la vita di tutti i bambini che vi abitano? Svolgimento. Se io fossi il sindaco, vorrei che la scuola fosse sicura per tutti i bambini. Vorrei anche che i parco giochi fossero puliti e sicuri, e vorrei che ci fossero anche più giochi, come l'altalena, la giostra e una vaschetta piena di sabbia. Vorrei migliorare il campo sportivo, perché solo a vederlo mi impressiona, perché è tutto rotto e sporco. Soprattutto, accanto all'ufficio postale c'è una casa che è in costruzione da molti anni. Quindi desidero fare un bel albergo. E soprattutto vorrei che il parco fluviale dell'Alcantara fosse meno inquinato. Desidero anche che ogni signore aiutasse un anziano per attraversare, per salire le scale, oppure aiutasse un cieco che ha bisogno. Inoltre vorrei che ci fosse spazio per andare in bici. Infine vorrei pace e libertà per tutti e niente violenza. Viva Francavilla, che è un paese che ha bisogno d'amore.